andiamo con la nostra Sara, la nostra cara collega che è a Nazareth, la state già vedendo. Sara, ti vediamo. Ciao Buonasera, ciao carissima. a tutti, ciao, ciao da Nazareth, Ciao ciao. Nabil. L'assistente editoriale della radio di Radio Mariam Nazareth. Buonasera, saluti a tutti voi, buon pomeriggio. Eccoci, Roby, siamo arrivati in Terra Santa. Io passerei la parola, se Padre Livio è ancora con noi, ma sono sicura di Certo che sì perché c'è. lui ci tiene. Ecco, passo la palla a Padre Livio. Grazie. Ciao Sara. Ciao, che gioia essere collegati con voi. Eh già, Sara, tu sei fortunata che sei a Nazareth, dove Gesù ha passato 30 anni della sua vita e poi forse anche qualcosa di più. E dunque, Sara, che effetto ti fa vivere lì dove hanno vissuto Gesù e Maria? Padre Livio, questa domanda mi mette indegnamente, sì, sono qui per questa missione, per supportare questa radio di lingua araba. È una scoperta, è un'immersione, il mistero della vita nascosta, bisogna meditarlo ogni giorno. La basilica è a pochi centinaia di metri dalla sede della radio, quindi siamo vicini e si può visitarla con facilità. È un momento un po' di tristezza perché non ci sono pellegrini, quindi c'è molto silenzio e più tempo, se vogliamo, anche, no? Per meditare in silenzio questo mistero, che va poi anche vissuto, come si rimuginato insieme alla popolazione, alla gente che sempre ha vissuto qui e che quindi i cristiani di questo luogo di lingua araba. E quindi combinare questo, no? Vedere che la fede è che questo luogo è importante per tutti i cristiani del mondo e poi allo stesso tempo scoprirlo anche insieme alla gente di questa terra. Quindi, che dire, ogni giorno c'è qualcosa da imparare, no? Cioè unire con la vita quotidiana pensare che Maria qui viveva la sua vita di donna, di madre. Di sorella, con la sua famiglia, vedendo anche crescere il figlio, è un grande mistero. Io a volte mi do un po' per scontato, no? Il fatto di vivere qui perché ci si abitua, perché c'è la nostra quotidianità. Però quando si legge il Vangelo, io tuttora ogni volta che leggo il Vangelo e trovo Nazareth, dico: ma io sono proprio a Nazareth e sono qui per voi anche. Senti Sara, volevo chiederti, ma è riuscita Radio Maria, diciamo così, a entrare un po' nella popolazione cristiana di Nazareth? Guardi, stavo proprio controllando, Padre Livio, questa poco fa, un pochino gli ascolti. Sì, sta entrando lentamente perché in questa terra è tutto complesso e purtroppo abbiamo anche vissuto in questi 5 anni di inizio della radio tante sfide perché abbiamo avuto subito, appena accesa, diciamo, la radio, c'è stata la pandemia, quindi un po' di rallentamento e poi queste crisi, diciamo, politica, insomma. Questa problema della guerra, che voi sapete bene, che vedete in televisione, però ecco, la popolazione è scoraggiata. Quindi la presenza della radio è molto importante. Noi la bella notizia che avevo anche comunicato, condiviso con voi giorni fa, era questo di aver potuto trasmettere da Gerusalemme la messa dalla Basilica del Getsemani nella vigilia dell'Assunta. E c'erano lì proprio dei volontari di Gerusalemme, quindi tre persone, tre cristiani di rito latino della Chiesa di Gerusalemme. Questo è per noi una grande speranza, no? Perché Nazareth e Gerusalemme in fondo sono vicine, sono soltanto 150 chilometri, ma c'è una distanza siderale, nel senso che in questo paese c'è molta frammentazione, la comunità cristiana è sparsa in qualche modo, è articolata in diversi riti, quindi il lavoro è lento. Ecco, questo per spiegare perché la penetrazione, diciamo, della radio, la diffusione è lenta, anche portare gli studi mobili, però poi vogliamo farvi vedere che abbiamo altri studi mobili che sono arrivati poco fa e quindi non vediamo l'ora, appena la situazione sarà un po' più tranquilla,
Ve lo mostreremo, spero, ecco, tra poco, questo degli studi mobili, facendo fare un breve giro, poterli portare anche in Galilea, in alcune città, in alcune chiese. Sempre dico, ripeto, perché non è scontato per noi che siamo italiani, quindi abbiamo la Chiesa cattolica, praticamente in Italia solo quella, il fatto che qui ci sono cattolici di diversi riti, quindi ci sono diverse diocesi, cioè ci sono diverse diocesi sovrapposte di diversi riti, quindi andare in altri villaggi di Galilea significa andare in diverse chiese di rito maronita, di rito greco-cattolico, cioè bizantino, e quindi raggiungere queste comunità è tutto un po' un lavorio di contatto, la gente c'è, però a volte vorrebbe scappare, no? Quando dopo questa testimonianza di padre Alexei, ecco, siamo molto toccati, nel senso che è drammatica la situazione in Ucraina, qui non viviamo questo, però la gente ha paura, quindi spostarsi a volte diventa un po' problematico, non c'è quella risposta che si vorrebbe. Però sì, anche nel vostro stand abbiamo visto, no, c'è una foto dei bambini di Nazareth, proprio sulla grande, no, il collage di fotografie, ci sono i bambini di Nazareth con il loro logo. E questo ci rende molto orgogliosi perché piano piano si sta facendo un grande lavoro. Un grande lavoro perché ci tengo a ricordare che qui i cristiani sono meno del 2%. Quindi rispetto al Libano, siamo anche molto incoraggiati dal Libano a vedere questa con Nabil quando vediamo i video del Libano, questo staff così entusiasta del Libano. In fondo siamo a c'è poca distanza tra noi e loro, ma è una distanza che non si può superare, anche non ci possiamo scambiare contatti, ma ci dà anche coraggio, no? Sapere che di là ci sono dei fratelli, perché abbiamo tutti la stessa fede, anche se qui appunto c'è una barriera e ci sono degli scambi che vedete, insomma, anche in televisione che scambi sono, però è la stessa fede, la stessa comunità e c'è anche un grande amore, cioè i cristiani di questa terra si sentono uniti molto spiritualmente a tutti i cristiani del Medio Oriente. Quindi ecco, è un po' difficile spiegare la complessità di questa missione, ma ho visto appunto, dicevo, che gli ascolti sono aumentati, che la diffusione è aumentata, la media degli ascolti è più stabile, quindi questo dice che molta gente si sta coinvolgendo attraverso la preghiera continua e continua, tutti i giorni, anche se lo staff è piccolo. Ecco, non ci siamo mai fermati e quindi questo per me bisogna mantenere queste posizioni, ecco, mantenere, continuare, non scoraggiarsi e quindi mi sento di dire sì, è penetrata di più la radio in questa regione. Sì, e anche perché comunque attraverso anche i collegamenti che facciamo di preghiera con i vari santuari della Terra Santa, come dire, voi fate partecipare Radio Maria Mondiale e anche Radio Maria Italia, insomma, a questa realtà della Terra Santa che è unica, quindi c'è anche questo contributo meraviglioso che state dando. Sì, speriamo sempre, sempre di più, infatti anche questa è una cosa che si sta evolvendo, io mai mi sarei aspettata di poter nella vigilia, cioè mai mi sarei aspettata. Mi ha preso la Madonna, devo dire che la Madonna ha preparato la strada perché non pensavo nella vigilia dell'Assunta di poter trasmettere dal luogo dove i francescani ricordano e venerano proprio l'Assunzione di Maria. E quindi questa è stata per noi una grande gioia e speriamo di allargare anche in altri luoghi i santi, ovviamente sempre dando, insomma, a partire da Nazareth. Volevo dirle anche, padre Livio, un'altra cosa bella che è successa giorni fa, perché Nabil, che avete visto prima, forse in videocollegamento, mi raccontava che ci sono stati fatti anche dei rosari con la Giordania. No, perché non c'è solo Radio Maria Marabic, cioè le Radio Maria del Medio Oriente stanno lavorando ognuna, no, il suo pezzetto. E l'altro giorno abbiamo fatto dei rosari in collegamento con la Giordania, perché non è così scontato, ecco, cioè i cristiani che sono in Giordania di lingua araba vorrebbero magari venire qui e non possono, la stessa cosa per gli altri del Libano, Quindi per loro pregare insieme dà una grande forza, un grande coraggio.
Quindi c'è uno studio mobile in Giordania, lo sappiamo insomma per Radio Mariam Arabic, ma anche noi stiamo facendo questo lavoro di contatto tramite appunto Passaparola Rete di Amicizia, che è una cosa straordinaria, e questa è la grande forza di Radio Maria, la missionarità di cui avete parlato in questi giorni, che attraverso questi mezzi che alla fine sono anche piuttosto semplici, adesso stiamo usando un cellulare così per fare un videocollegamento, ma grazie a questi tecnici, a questa esperienza di Radio Maria, si fanno delle cose grandiose. Sì, cioè il fatto che ci sia una radio in lingua araba in diversi paesi del Medio Oriente e poi anche il fatto che c'è questa frammentazione fra i vari cristiani, che fra i cattolici, di vario rito, questo crea una comunione, crea una comunità, crea una convergenza che prima non c'era. E io vedo che anche Radio Marianne diventa sempre più, come dire, unificante. Lì in Medio Oriente anche quelli che sono all'estero, cioè è qualcosa che non si vede, ma gli effetti ci sono. È proprio questo, Padre Livio, la comunione spirituale che si crea perché quello che affligge questa comunità, queste comunità, è proprio il fatto di essere disperse, perché per le ragioni storiche delle guerre che durano, no, da decenni, alcuni sono andati negli Stati, famiglie che sono emigrate negli Stati Uniti, e sono sparsi ovunque. Quindi mantenere questa unione è che li identifica, no? Perché la fede li identifica proprio come persone, cioè magari hanno perso la casa, hanno perso la terra, ma ecco, questo li identifica. Quindi è fondamentale quello che si sta facendo e provoca, come diceva lei, la comunione e anche tanta gioia e coraggio, coraggio di restare, di non andare via, di non lasciare il paese, e di riscoprire la propria fede anche approfondendola, perché Radio Maria dà anche la formazione, cioè il momento di preghiera, ma poi anche l'approfondimento e la formazione. Quindi la comunione tra i diversi paesi, tra le diverse comunità e diversi riti è una grande sfida e ci siamo dentro. Senti Sara, ultima domanda. Come forse sai già, la Madonna Medjugorje spesso prega in aramaico e nella novena che si è fatta, diciamo prima dell'anniversario, cioè nel mese di giugno, l'anniversario del 25, c'era una novena, in tutta l'apparizione della novena la Madonna ha pregato in aramaico, che è la sua lingua materna, ma era anche la lingua, diciamo, di tutta la zona del Medio Oriente, non soltanto della Palestina. Allora, volevo sapere se sarà possibile un giorno sentire qualche preghiera in aramaico. Sì, allora, anch'io ho partecipato a questi momenti di collegamento da Medjugorje e mi sono molto commossa, sentendo appunto questo anche che diceva, che è stato detto, che era proprio che lei aveva dato anche il messaggio, aveva sottolineato questo dell'aramaico. Dunque, qui c'è la chiesa siro-cattolica, se non sbaglio, ecco, la siro-cattolica, giusto, chiedo qui a... la siro-cattolica che custodisce questa lingua, la popolazione, diciamo, la sente come una lingua vicina a sé, però non la parlano qui. Come io rispondo in arabo, rispondo inshallah, speriamo presto, inshallah che potremo, se Dio vuole, presto anche fare qui qualcosa in aramaico. Nel senso che la Radio Maria Erbil, no, in Iraq, questa, hanno le liturgie proprio in aramaico, quindi loro ovviamente ce l'hanno più fresca. Qui c'è questa piccola chiesa siriaca che custodisce l'aramaico. Gli arabi di rito greco-cattolico e di rito latino non parlano aramaico, capiscono, cioè abbiamo il Padre Nostro, tra l'altro dopo ve lo possiamo mostrare, il Padre Nostro, vi mandiamo una foto del Padre Nostro scritto in aramaico. Però ecco, speriamo presto che chissà anche qualcosa possiamo farlo anche da qui. Come si chiama il ragazzo vicino? Grazie, come si chiama quel ragazzo che è vicino? Nabil, aspetta che ve lo Nabil, faccio ecco, vedere. facciamo dire due parole a Nabil. Nabil, puoi dire qualcosa in tu talk in English? You can say something in English? Brava Sara. Roberta, Vai, vi vai, faccio. brava Sara. Dai, tell something to them and I will I translate. can Ah, say. you. But I will not listen. No, put the. Ok, talk and I translate, don't worry. A word from Nazareth, a wish, a greeting, un saluto da Nazareth. Greetings from Nazareth. We are so pleased. We are so glad that we sent Virgin Mary from our land to all the world. Un saluto da Nazareth, siamo così contenti
contenti, contenti che abbiamo, possiamo mandare la Vergine Maria da qui da Nazareth in tutto il mondo. Nabil è qui dall'inizio della radio come assistente editoriale, quindi conosce un po' tutti gli aspetti in cui bisogna ecco, rafforzarsi. So Virgin Mary is traveling around the world. La Vergine Maria sta viaggiando nel mondo. And where we plant Mary, Jesus will arise. E dove noi piantiamo Maria, Gesù fiorisce. At the end of the time, Virgin Mary she will come back to her home. Alla fine del tempo Maria tornerà a casa sua. When she will finish her project. Dove finirà il suo progetto? And part of this project, Radio Maria. E, padre, e parte di questo suo progetto è radio, proprio Radio Maria. So it is the first radio, quindi è la prima radio, radio in the Holy Land, cattolica in Terra Santa, e questa è la prima radio cattolica in Terra Santa. Which is a very big gift for the Holy Land, for the Christian, the Arab Christian and the Holy che Land. È un grande dono per la Terra Santa e per i cristiani della Terra Santa. And for us it's sign of time. E per noi è un segno dei tempi. We have responsibility to understand this sign. Piano piano dobbiamo capire questo segno. But in a simple word we can say that we love you so much. Ma in un modo semplice possiamo dirvi che vi vogliamo tanto bene. In Virgin Mary love and Jesus love. E nell'amore di Gesù e della Vergine Maria. Amen. Yeah. Bellissimo. Nabil, io ogni tanto ti seguo attraverso la vostra pagina Facebook e complimenti. He's saying that Roberta is following you through Facebook page. Compliments, Mabruk. Mabruk, in Arabic, Mabruk. Roberta, Mabruk è una parola importante. Vi diciamo un Mabruk anche da qui. Mabruk è questa parola. Grazie. Benedizione, benedetti. Grazie altrettanto. Emozionati di essere in collegamento con voi. Grazie, Padre Livio. Grazie a te. E buon proseguimento, coraggio, auguri, perseveranza. Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori, tutti i donatori per le vostre preghiere e per tutto, perché non, senza gli ascoltatori, la grande famiglia di Radio Maria, tutto questo non sarebbe possibile. Certo. Sara, puoi farci fare un brevissimo tour all'interno della sede di Radio Maria Nazareth? Certamente. Ora passo il cellulare e Nabil comincerà dallo studio. Allora, Aspetta Sara, ricorda a tutti gli ascoltatori che siamo in video diretta proprio live negli studi di Radio Maria Nazareth, quindi andate su Facebook e seguiteci in questo tour, vi facciamo entrare nella sede di Radio Maria Nazareth. Questi sono, adesso non so se mi continuate a sentire, sì, questi sono il computer con tutto scritto in arabo, io non li tocco perché è tutto in arabo. Ora vi mostra questo è lo studio on air. Adesso vi va a mostrare lo studio degli ospiti. Abbiamo messo tante icone di Radio Maria in modo che da tutti gli angoli si possa vedere dove siamo. E ovviamente il logo è scritto in arabo, è stato molto importante fare questa rielaborazione, cioè aggiornare la grafica araba. Ci hanno molto tenuto a scrivere Radio Maria Nazareth. Sonnabil, ora, ecco, questo è tutto lo studio degli ospiti, penso che vedete bene. Ora vi porta nell'ingresso della radio, mm-hmm. E vi facciamo vedere, vi stiamo facendo vedere. Ci sono gli studi mobili, due, arrivati da poco, quindi siamo molto contenti di questa nuova prospettiva che si apre. E poi la Madonna, eccoli. La vedete, la Madonnina, la statua di legno che ci avete regalato, che è molto amata, infatti qui quando vengono tutte le persone a pregare vedono la Madonna, vanno lì, la baciano la mano. Sì. Ecco, e poi la cappella. Cappella penso che stia portando in... Entriamo nella cappella di Radio Maria Nazareth. Eccoci. Sì, vedete, no? Sì, abbiamo qualche secondo di ritardo su Facebook. Ecco, arriviamo ora lui, Sara. Ecco. Eccoci, la cappella è stata con tante icone state dipinte qui in questa terra. Il primo direttore, Padre Marun, ci ha tenuto a farla un po' in stile bizantino, quindi tutte queste icone dei santi, dei primi, insomma, degli apostoli e dei santi, dei tre arcangeli, sono molto amate. Quando le persone entrano in cappella, anche se piccolina, si sentono molto abbracciate, ecco, da questa... Sì. E quindi è stata inaugurata ad aprile, e che dire, dai, noi speriamo sempre adesso con il mese di ottobre di poter fare una grande campagna, qualche iniziativa, e chissà, speriamo anche qualche collegamento in diretta di potervi offrire per il mese del Rosario. Certo, da Nazareth. Certo, sicuramente Sara, bella, avete una cappella molto intima, molto ispira proprio, porta proprio alla preghiera, molto bella, sì.
Sicone. Roberta, chi vuole venire? Scusate, volevo dire una cosa, Sara, a proposito di collegamenti, non puoi dimenticare una cosa, devi informare tutti gli ascoltatori che il 5 novembre ci sarà il Rosario Mondiale, forse a Dio piacendo ovviamente, ma una grande sfida da Betlemme, dalla Grotta del Latte. È vero, sta dimenticando questo appuntamento. Questo non lo devi dimenticare, Sara. No, dobbiamo lavorarci. Lancialo pure, Sara. Allora, Grotta del Latte vuol dire cuore di Betlemme, accanto alla Basilica della Natività, un santuario antichissimo, molto amato dalla popolazione non solo cristiana. È il luogo dove la Santa Famiglia, secondo la tradizione, si sarebbe fermata, Maria avrebbe allattato il bambino. C'è questa roccia friabile, calcarea, bianca, quindi le donne vanno anche a prendere a volte, no, un po' di questa roccia, la sbriciolano, la bevono, insomma c'è una devozione mariana molto forte. E da lì faremo uno dei nostri collegamenti di preghiera, un rosario mondiale 5 novembre, è un santuario francescano, piccolino, ma vi manderemo delle foto e vi faremo vedere presto, ecco, anche per incoraggiare la partecipazione a questo momento così straordinario. Sarà il primo collegamento da Betlemme, quindi ecco, un altro obiettivo importante. Forza, forza. Grande Sara, bravissimi, bravissimi. Viva Grazie. Radio Maria Nazareth, bravi! Forza Sara, grazie. Grazie Sara, grazie, bravissima. Grazie.